facilitarmi le cose, in quanto penso di avere lo stesso linguaggio tecnico dei miei precedenti, vorrei introdurre diciamo, la mia domanda con una piccola storia, visto che lei stessa diceva che le storie sono importanti da raccontare. Allora, io immaginavo questo, diciamo, questo contesto di un bimbo che chiede a suo padre di insegnare ad andare in bicicletta, una delle cose forse primarie che un genitore dovrebbe proprio insegnare a un bambino. Però il bambino vuole affrettare i tempi perché vuole andare già sulla bicicletta a due ruote, la bicicletta dei grandi. E il padre, persona responsabile, gli dice: ogni cosa a suo tempo, andiamo un passo alla volta, andiamo prima sulla bicicletta con le rotelle, le famose rotelle, che giorno dopo giorno, pian piano il bambino si abitua e iniziamo a levare le rotelle. Finalmente, dopo un po' di tempo, il bambino riesce ad andare sulla bicicletta solo con due ruote, cadrà, si farà male, ma suo padre è lì, pronto ad alzarlo ogni volta, è pronto anche a rincuorarlo, gli dice: stai tranquillo, ce la farai. Arriva il giorno in cui il bambino è diventato grande e finalmente riesce ad andare in bicicletta da solo, la bicicletta dei grandi. E arriva anche il giorno in cui il bambino va dal papà e gli chiede: papà, andiamo a fare una passeggiata insieme in bicicletta. E il padre non gli risponde. Ora, finisce qui la storia. Loro non vanno insieme a fare questa passeggiata perché il padre non lo dirà mai a suo figlio, ma in realtà lui non sa andare in bicicletta. È particolare perché com'è possibile un genitore che insegna a diventare grande, non so se a diventare responsabile, forse, ma a diventare maturo in un certo senso, al proprio figlio, al proprio bimbo, e lui non sa andare in bicicletta e lui non è maturo. Allora io mi chiedo, pochi secondi fa ho lasciato a mia madre la mia giacca, no? Così lei non lo sapeva, lei è il mio punto di riferimento, quindi ero sicura, certa, che lei non avrebbe fatto cadere quel giubbotto. Il figlio può diventare la persona che prende quel giubbotto, il figlio può diventare la persona che dice al padre: ti aiuto io, ti insegno ad andare in bicicletta dopo che mi hai insegnato tu a farlo. Questa è una cosa bellissima. Come ti chiami? Anna Claudia, guarda, è un racconto che anzitutto riprenderò perché è talmente bello che... Ma non solo, se me lo permetti, dirò: Anna Claudia, quanti anni hai? 20. Anna Claudia ha scoperto una cosa, uno dei segreti fondamentali dell'educazione che gli adulti danno ai bambini. Spesso gli adulti dicono ai bambini, sperando che i bambini lo facciano, e i bambini lo fanno, di fare delle cose che loro non sono in grado di fare. E che io ho visto tante volte consolare madri inconsolabili per un dolore, per la perdita di un nonno, per la malattia del proprio bambino, essere consolate dai propri figli tranquillamente, quando loro tentavano di dire: ti consolo, non ti preoccupare, la mamma è qua, ma ha bisogno della mamma, il papà è qua, hanno bisogno, tra l'altro, di papà, noi non li citiamo mai, ma i papà sono fondamentali. Nella vita delle persone, i papà, cioè che tu sia un bambino o una bambina, sono fondamentali. Mi è piaciuto molto, Anna Claudia, che tu abbia raccontato la storia di un papà che insegna ad un bambino ad andare in bicicletta, anche a una bambina. Perché il papà è proprio quello che ti dovrebbe dare tutta una serie di insegnamenti per l'estate della vita. Proprio la bicicletta è un cavallo d'acciaio che nell'epoca moderna noi abbiamo per muoverci, per galoppare lontano. Quindi è come dire che un padre prigioniero, un padre che non si può muovere, un padre che non sa andare a cavallo, però riesce a far andare a cavallo suo figlio perché c'ha proprio desiderio che lui vada a cavallo, che lui impari a stare sulla bicicletta. Allora, in tutto questo io ci vedo una storia di grande amore, di grande rispetto, al punto tale che il bambino quando cresce coglie più il valore dell'amore che gli è stato dato, che non la competenza del genitore nell'aver fatto il suo lavoro. Che questa cosa accada spesso tra adulti e bambini, è come il loro segreto.
E ti voglio dire che c'è una un bellissimo libro, due libri anzi, uno appesa, sono due volumi, si chiama Conversazioni con Dio. Ed è in queste conversazioni con Dio c'è il tema del discorso della morte e c'è il discorso proprio del passaggio dell'insegnamento da padre e figlio. E c'è l'indicazione anche, perché nelle conversazioni con Dio l'autore parla direttamente con Dio, ma ci parla proprio e lui gli risponde. E c'è tutto il discorso del ma tu perché hai mandato tuo figlio a morire in croce, tu che avevi, tra virgolette, sbagliato, previsto male, perché hai creato Adamo ed Eva, gli hai dato il paradiso terrestre, ma non avevi previsto come lo avrebbero usato, e che sarebbero stati cedevoli, che non avrebbero avuto un rapporto con te tale da dirti: Signore, c'è qui un buffo serpente che ci sta tentando, per cortesia, di un po' tu qualcosa, perché il rapporto di gratitudine, esseri umani, Dio, non era consolidato. Allora la risposta di Dio è che la conoscenza procede e si moltiplica di padre in figlio, capito? Cioè il padre ha mandato una parte di sé a recuperare l'errore fatto non valutando la fragilità dell'essere umano. Quindi in questo caso naturalmente c'è chi crede veramente che Antico Testamento e Nuovo Testamento siano l'espressione di Dio e che Dio ci aspetta dall'altra parte. Personalmente io credo che questo sia il prodotto migliore, più formidabile umano del pensiero d'amore per qualcosa di superiore all'essere umano, ma che è profondamente umano. Cioè l'aspirazione dell'amore che c'è nel Vangelo è l'aspirazione proprio profonda che abbiamo noi ad essere amati, ad amare. Allora, quello che hai raccontato tu, Anna Claudia, è di altissimo, non solo valore, ma di altissimo significato. È proprio così che procede, si procede di padre in figlio, di madre in figlia, o di madre in figli, o di padre in figli. In realtà si procede dando quello, è come se uno passasse il testimone: io sono arrivato fin qui, tu continua. Molti genitori sono arrivati fino a un certo punto, ti passano il testimone, ma non possono essere te. Allora può darsi che la mamma ha tenuto il giubbotto, ma può darsi che tu sia la persona che glielo affida perché del proprio genitore si fida, ma poi restituisce questa cosa, dice: sono io che quella persona che può prendere il giubbotto, che può ridare il calore, che può restituire. Anna Claudia, se succedesse questo nelle famiglie, se i figli potessero restituire anche l'amore dato male, ma dato dei genitori, io credo che noi avremmo quella visione che io ho iniziato a dire, proprio bambinocentrica, che cambia il mondo, proprio un modo di concepire l'amore, di superare l'errore. Notate bene, e concludo, che Anna Claudia è partita da un'osservazione fondamentale, cioè lasciateci fare i nostri errori. È vero, vi prego, lasciate ai bambini, dato che noi sbagliamo costantemente, e lo facciamo perché siamo umani, sperimentiamo. Ogni esperienza, ogni giorno è un'esperienza, e in una giornata ci sono tanti errori, ma il fatto di permettere, dire i ragazzini che dicono state accanto a noi come guide, ma permetteteci di sbagliare, perché chi sbaglia fa un'esperienza, e se non viene offeso, se non viene umiliato, se non viene bollato, non solo contiene questa esperienza e ne fa tesoro, ma può continuare, può crescere. Allora, se noi accettiamo l'errore nei bambini, correggendolo e correggendoci, sicuramente questo cambiamento avviene. Quindi sicuramente anche accettare l'errore dei genitori è un atto di grande liberazione, di grande riconoscimento d'amore. Mi pare che non fosse giusto quello che hai fatto, ma sento che l'hai fatto per amore, mi ha fatto crescere il tuo errore. E così dovrebbero dire i genitori e i bambini: guarda che sbagliare è possibile, adesso lo rifacciamo insieme e vedrai che va bene. Grazie ancora. Io vorrei rivolgerle, cara signora,
invece una domandina e un invito. Lei ha disegnato prima una scuola come centro di formazione permanente che assolutizza tutti i percorsi formativi. Non le sembra che una scuola così disegnata possa isolare il bambino dalla realtà che lo circonda e quindi privarlo di esperienze che potrebbe fare fuori col mondo dell'associazionismo, perché ci sono tante associazioni che diciamo svolgono egregiamente il loro lavoro. L'invito. La scuola pubblica è vessata, la scuola privata è finanziata. Stamattina mi è toccato chiudere la contrattazione, ispettore, ma non ci siamo riusciti, non abbiamo un euro, non abbiamo un euro, non possiamo pagare gli insegnanti, non possiamo pagare le ore eccedenti, non abbiamo soldi. E il lavoro dell'insegnante è un lavoro sacrosanto. Noi non siamo missionari, perché se avessimo voluto fare i missionari saremmo andati in Africa. Il nostro è un lavoro che svolgiamo con grande dignità, con grande sacrificio, ma che deve essere retribuito come tutti i lavori. E questo non accade. Allora, professoressa, una pillola di ottimismo per i dirigenti scolastici vessati, per i professori. Alan Franco, vedete, stasera c'ho proprio Alfonso, Alan Franco, lui c'ho proprio. Allora, e soprattutto quello che avete detto a Donato qui, no? Donato bisogna che. Sì, eh? Ormai. Allora, io voglio dire due cose Alan Franco. La prima, che credo sia la nota più importante, perché era un discorso di scuola centro culturale polivalente, ma proprio perché è un centro culturale polivalente, seguendo la metodologia scientifica, la prima cosa che fa una scuola che vuole diventare centro culturale polivalente, proprio per funzionare come un centro di attrazione, fa la mappatura di tutte le risorse che esistono nel territorio intorno alla scuola e nel paese o nella cittadina, talché la scuola funziona al contrario, cioè addirittura ospita. Durante la mattina ci sono i lavori tradizionali, il pomeriggio ci sono i laboratori, nel tardo pomeriggio e nella sera ci sono conferenze, incontri eccetera, in cui si stabilisce proprio il contatto tra genitori, insegnanti, gente della e quelle forze del territorio. Guardate, stasera c'è una facciamo conto, una conferenza del circolo, che ne so, Enalo Arci, che ne so, che racconta che cosa fa per i bambini. Vanno i genitori, allora benissimo, la scuola funziona come punto che dà l'informazione, e allora è dalla scuola al sociale, anzi la scuola promuove questi incontri, promuove il fatto che i ragazzi poi vadano a nuotare lì, a vedere teatro dall'altra parte, li porta fuori a vedere i musei, cioè un centro culturale polivalente non è passivo, è attivo, anzi attiva anche attraverso internet tutti i punti, funziona che io vado a scuola e vengo informato di quello che c'è per me sul territorio, capito perché è importante? Sarebbe l'unico mezzo per me. Quanto alla retribuzione del, io direi che per quello che mi riguarda a me non faranno mai di me un ministro, perché gli passerebbe la voglia. Io non farei tagliare 5 lire, ma io farei dare contributi ulteriori alla scuola e direi, signori, ci sono dei beni che si possono vendere, beni demaniali, cioè, noi abbiamo materiale per fare ancora 3.000 musei messi nelle cantine, oltre a quelli che già abbiamo. Benissimo, allora a questo punto bisogna alienare o vendere o mettere o affittare delle opere, eccetera, e tutto va alla scuola. Io darei tutto, scuola, cioè scuola. Sapete perché tanto alla scuola, quella privata viene finanziata dai privati che la pagano e mandano i propri figli. Ci sono privati che se la possono permettere, poi ci sono scuole fatte. Anche, sì, adesso lo so, sì, certo.
è chiaro che viene finanziato, però sono scuole, torno a dire, che vivono tra il finanziamento dello Stato, come le statali, e quello dei privati, e quindi hanno strumenti di più, hanno mezzi di più. Le scuole pubbliche sono per me un fatto da non limitare mai, perché la conquista che noi abbiamo fatto più grande, più importante, è stata la scuola. Noi abbiamo dato ai bambini un'infanzia, una preadolescenza, un'adolescenza che prima non c'era. Ai tempi di mio padre i ragazzini lavoravano a 9 anni, andavano a fare i caschellini del fornaio, andavano in fabbrica, andavano in salina, andavano a vendere i giornali, facevano di tutto, il lattaio. Erano ragazzini, la maggioranza della gente lavorava, perché eravamo poveri. Non che adesso siamo assolutamente più ricchi, però siamo benestanti. Non c'è paragone tra quello che raccontava la mia nonna, la mia bisnonna e mio papà, cioè dei tempi e delle condizioni in cui i bambini non avevano. Quando era andata bene avevano fatto la terza elementare, se gli era andata benissimo la quinta. Chi poteva permettersi gli studi, erano quasi sempre studi privati, e noi abbiamo fatto la scuola dell'obbligo. La scuola dell'obbligo arriva a 16 e a 18 anni. La maggioranza dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, tanti di più, vanno all'università. Cioè noi abbiamo creato un sistema e sanitario e educativo di primo ordine. Adesso dobbiamo soltanto avere il coraggio di mantenerlo. Tutto qui. Dobbiamo avere la forza, ma qui, guardate, torno a dire, non per me, quando io faccio un lavoro terapeutico con i miei pazienti, io dico che non è a me che devono far riferimento, anche se io do degli strumenti, li ascolto, ci parlo, eccetera. Loro devono fare fondamentalmente affidamento, ma proprio decisamente affidamento, sulle loro energie ed educarle. Se noi non prendiamo in mano questa cosa qua, visto che non ci va bene, non ci organizziamo, io credo che non usciremo mai. Cioè, scusate se vi parlo alla sindacalese, ma voi credete che il lavoro avrebbe avuto, adesso ha troppi costi, dovrebbero essere benissimo, ma voi immaginate come lavoravano prima i braccianti, gli operai, roba allucinante, e ancora come lavorano quando ci sono le morti bianche, perché i morti sul lavoro ce ne stanno a bizzeffe per mancanza del rispetto delle norme. Però sapete che lotte è costato e che organizzazione, il fatto di avere dei sindacati che facessero rispettare il lavoro e rendessero, che ne so, i lavoratori non licenziabili, che fosse, cioè c'è stata una lotta enorme perché il posto di lavoro fosse un diritto e non una speranzosa utopia. Allora tutto questo che noi abbiamo avuto, e l'abbiamo avuto in una democrazia, non l'abbiamo avuto in un governo dittatoriale di destra o di sinistra, l'abbiamo avuto in una realtà democratica dove le forze d'opposizione hanno dato aiuto e contributo a quelle di governo, si sono scontrate, eccetera, ma speriamo che la cosa continui, perché la democrazia è un bene imperdibile. Allora vi chiedo di attivarvi, e lo chiedo anche alle persone che adesso si sentono, come dire, sulla soglia della pensione. Guardate che se noi siamo una popolazione malthusiana, cioè di parecchi anziani, o comunque con i bambini che sono quanti sono gli anziani, tante volte meno, questo non giustifica mica la nostra non presenza. Noi non siamo anziani come l'anziana mia nonna. Mia nonna poveretta a 50 anni era già considerata anziana. A me se mi dicono anziana a 64 li picchio. No, li picchio proprio, come ti permetti? Cioè, anziana, ecco, mia madre 89 anni, possiamo dire che è anziana, anche se lei è un po' infastidita anche lei se gli dicono anziana. Invece è un po' vecchiotta, poi guida. È infuriata perché ogni anno bisogna ripetere il coso della patente, mamma c'è 89 anni, che vuoi fare? Allora io dico che è affidata a persone come la mia mamma, come i vostri genitori, come voi, soprattutto se avete un'età, è affidata proprio la continuità, noi siamo quelli che devono garantire questa continuità. Quello che viene in più, insistere e dire, signori, noi vogliamo potenziare la scuola, mandare avanti quelle forze che potenziano la scuola. Io sento che facendo questo, che è la vita democratica, anche in condizioni di difficoltà come quelle che sono le attuali, noi avremo un sicuro successo e daremo ai giovani una speranza. La speranza vera dei giovani non è se avranno un futuro, è se sapranno lottare per avere un futuro, che è molto diverso.
Pronto? Perché penso che comunque alla fine i luoghi in cui la personalità del bambino deve svilupparsi sono solo questi due, perché purtroppo ci sono altri rischi altrove, quindi chiaramente la famiglia e la scuola hanno questa grande responsabilità. E ritengo che anche in occasioni come questa i genitori hanno la possibilità anche di, diciamo, scoprono l'acqua calda, cioè sono magari temi che sono stati già affrontati in altre sedi, però è un luogo di confronto, di riflessione, anche di problematizzazione di alcune situazioni che magari sembrano ormai irrisolvibili, cioè tanto non si può fare niente, no, insieme ci si può mettere insieme anche tra genitori, tra insegnanti, tra genitori e insegnanti, si può fare qualcosa, perché se uno si limita a dire ma tanto non c'è possibilità, non si può fare niente, non si va da nessuna parte. Quindi la possibilità anche di creare una scuola per genitori, dove i genitori hanno bisogno di confrontarsi, perché non si impara ad essere genitori da nessuna parte, si impara sul campo. Quindi anche, diciamo, avere un luogo destinato al confronto, alla messa in discussione, non un luogo dove c'è qualcuno che insegna e altri che imparano, dove ci sono delle persone che si mettono in discussione e si passano le loro esperienze, i loro problemi e si aiutano a vicenda ad affrontarli, e magari anche cercando di venire incontro ai problemi della scuola, perché spesso i genitori comunque sono disponibili a fare questo. Noi, diciamo, ce la mettiamo tutta per cercare di dare un contributo che non sia solo economico, ma sia di tempo, di impegno, di interesse, perché ne va del futuro dei nostri figli, quindi è fondamentale. E poi volevo, diciamo, dire che tante volte i bambini ci insegnano delle cose senza che noi riusciamo a renderci conto di quanto sia importante il fatto che loro vivano senza filtri, che vivono le cose sulla loro pelle, e ci fanno capire quanto possa essere importante a volte anche un messaggio semplice. Io l'anno scorso ho perso mia madre e cercavo di raccontare a mia figlia, le mie due figlie, questa cosa come una cosa, insomma, non drammatica, quindi mi sono sforzata di aiutarle ad affrontare la cosa. Allora, la più grande piangeva, la più piccola, che aveva solo 6 anni, mi ha detto: mamma, io non mi preoccupavo, non sono triste, perché finalmente la nonna si è alzata dalla sedia a rotelle, sta correndo, sta mangiando, sta fumando e poi sta andando da suo marito, pensa com'è felice. Cioè, lei mi ha insegnato ad affrontare il dolore, cioè io ho imparato da lei, io volevo essere d'aiuto da lei, ma lei mi ha fatto capire in realtà che stava andando in una situazione che la faceva stare meglio. Io ho da quel momento ho smesso di piangere, cioè, per quanto, voglio dire, fosse una bambina, mi ha aiutato a capire quanto a volte noi adulti siamo presi da tante situazioni che non ci fanno vedere l'evidenza, cioè quello che in realtà poi conta realmente. Cioè, comunque ha capito che la nonna stava, diciamo, superando un momento difficile e poteva stare meglio. Quindi comunque, insomma, a volte i bambini, la visione del bambino centrica è fondamentale, perché il bambino è in grado di dirci delle cose che noi non siamo in grado più di dire a noi stessi. Innanzitutto, dottoressa, io la ringrazio per la conversazione elevata che ha tenuto, e sono suo fans perché la domenica mattina la seguo in televisione. Mi auguro che la trasmissione continui a lungo. E poiché, ecco, ho notato da tanto la sua competenza, desidero dire un suo parere in merito ad una mia riflessione. Espongo la riflessione. Solitamente si dice che il mestiere dei genitori è molto difficile. Secondo me invece sì, è vero, è difficile, ma è più difficile il lavoro docente. Perché se al genitore è concesso anche in campo educativo sbagliare, al docente, secondo me, non dovrebbe essere permesso di sbagliare. Ed è quello che ripeto ai miei docenti quando
c'è qualche evenienza, qualche evento che lascia desiderare e che turba la vita della classe o della scuola. E allora io desidero il suo rispondere. Qui dirò qualcosa. Io includerei nel concetto di cultura, lei non ha citato, saper leggere. Saper leggere. Cioè desidero che i genitori, per esempio, andando via, ecco, sappiano che il saper leggere è poi è la base, è la costruzione di tutto quello che avviene successivamente. E saper leggere, quindi è un saper leggere critico. E la critica, e l'aspetto critico poi ecco, esattamente ci rende liberi. E io mi auguro che la scuola svolga questo ruolo per poter far prendere consapevolezza ai giovani del tempo che noi stiamo attraversando, che mi pare che assomigli molto a quello della Rivoluzione francese. Beh, adesso anche Giovanni, uno degli evangelisti, bellissimo. Ce l'abbiamo tutti, bellissimo. Giovanni, guardi, intanto sicuramente condivido quello che lei ha detto, anzi mi ha anche molto emozionato, perché quando lei dice il fatto della lettura, ricordo Pennac, noi a Milano abbiamo presentato la collana per i ragazzi della Feltrinelli, parlo 6-7 anni fa, forse 7-8 anni fa. E lui venne, parlavamo dei diritti dei bambini, parlavamo di quanto era importante una collana fatta come l'aveva fatta la Feltrinelli, eccetera, eccetera. E Pennac, alla fine di tutte le nostre disquisizioni sui diritti, disse che il diritto più importante per lui, dopo quello di essere considerato persona, sfamato, rispettato, amato, amato nell'ordine, amato, rispettato e cresciuto in maniera dignitosa, era certamente per il bambino, e il diritto di tutti i diritti era il diritto al gioco e alla lettura. Questo mi colpì, mi emozionò moltissimo, perché lui aveva proprio tirato fuori quello che è il valore, la scuola ludica, il gioco con cui tu apprendi, e la lettura. La lettura, dice poi, è proprio se una persona non ha letto, non acquisisce percorsi e protocolli per la vita. Quindi la richiesta proprio che Giovanni ci ha fatto è un valore enorme. Bisogna avere questi percorsi e questi protocolli che la lettura ti mette in condizione di avere. E questa è la prima delle cose da dire. La seconda è che certamente questi sono tempi che ricordano quelli della Rivoluzione francese. Sono tempi di grande... A me personalmente mi ricordano gli anni 70, 68, 69, 70, 73... Sono anni proprio molto simili, molto, anche noi avevamo certamente la speranza di cambiare il mondo, che forse i giovani hanno molto meno, ma non lo sappiamo però, perché non li conosciamo così bene come diciamo di volerli conoscere. Ma noi avevamo queste speranze che tutto sarebbe mutato, si sarebbe trasformato, eccetera. Loro sono stati infiacchiti moltissimo dall'informazione, da tutto quello che sanno e sanno male, senza mediatori, dalla mancanza di conoscenza, da tante cose. Però voglio dire, sono un po', ci somigliano, nel senso che abbiamo di nuovo ricorsi storici, siamo di nuovo, no? Vichianamente parlando, è un po' come la rivoluzione e un po' come gli anni 70. E per quello che riguarda proprio la scuola, beh, io dico che l'occasione che ci dà la scuola è proprio fondamentale. Il fatto che l'insegnante non possa sbagliare, fermo restando che siamo esseri umani, quindi tranquillamente sbagliamo, ma che l'importante è, come dire, avere strumenti a tal punto critici sul proprio tipo di operato, su come si lavora, da essere in grado di fare meno errori possibili. Certamente meno, scusate, dei genitori, perché i ragazzini arrivano a scuola portando il peso di tanti errori educativi, affettivi, genitoriali, che il maestro dovrebbe saper contenere. Guardate che il maestro, oltre a quello del libro Cuore, me lo ricordo sempre con un amore profondo, perché è stato il libro per eccellenza, ogni volta che chiedeva ai ragazzini, facciamo biblioteca in classe, portate ciascuno da casa un libro, c'erano 20 libri Cuore, portavo sempre, dico ragazzi, ma ci avete solo il libro Cuore, e che diamine, qualche altro libro.
E quindi è proprio una tradizione quella del libro cuore, è proprio una tradizione proprio, e lì c'è il maestro che, come dire, contiene nella scolaresca tutto un mondo di poesie, difficoltà, energie bambine che si scontrano tra loro e che poi devono emergere, devono diventare sapere, eccetera. E allora tu hai, come dire, una squadra a disposizione per dire che formi i ragazzi in gruppi di lavoro. Penso a De Bartolomeis, scusate se mi permetto di fare nomi, ma noi dovremmo sviluppare tutto il discorso di De Bartolomeis, proprio la scuola laboratorio, la scuola di, anche perché i gruppi si governano differentemente, c'è la pure education, l'educazione tra pari che funziona incredibilmente. Allora voglio dire, sì, è vero che qua non funziona. Non funziona assolutamente. Tra pari non funziona. No, non è proprio, non c'è l'educazione. All'educazione. Dei docenti proprio a pensare alla pure education. La peer education è il futuro della, è proprio l'esperienza. Guardate quello che fa il calcio, no? Quello che fa il calcio, avete saputo che fanno arbitrare le partite ai bambini e gli adulti stanno a guardare come arbitrano e poi si commenta alla fine. È ottimo come lavoro, no? Cioè i bambini cominciano a prendere coscienza di come è, c'è un bambino che risponde come arbitro eletto dagli altri per fare l'arbitrato e poi c'è la conversazione con gli adulti che sono guide, sono testimoni, spettatori, ma lasciano l'autonomia e l'esperienza ai bambini. La scuola dovrebbe essere questo. Io lo so, mi dispiace perché hai deluso, però non ti buttare giù, fallo nella tua classe. Io capito? Sono un'educatrice, non sono un'insegnante. Ma non vuol dire perché tu, cioè secondo me è molto importante. Ti credo, perché è chiaro che sì, è come se tu fossi, diciamo, affiancheggiassi questo e potessi quindi avere più tempo e agio di guardare cose che non va. Beh, comunque, dateci la possibilità di trasformarla sta scuola, perché secondo me deve realizzare ancora delle cose che aveva ipotizzato 40 anni fa e che adesso può realizzare. Adesso che siamo proprio in difficoltà, volevo dire... proprio col cuore, che crisi, però la crisi in greco vuol dire opportunità. Vorrei ricordare che soltanto le gravi crisi o le difficoltà enormi danno l'opportunità del cambiamento, per il resto non si cambia granché. Ringraziare, questo non soltanto da parte mia, ma veramente di tutti i genitori, veramente siamo orgogliosi noi di avere una dirigente come la nostra. Infatti vengo subito dopo a dire di tutti i docenti della nostra scuola che veramente in maniera instancabile realizzano iniziative, si fanno portavoce iniziative, anche i mariti, percorsi, proprio per creare quello che in effetti è importante, quindi l'interazione tra scuola e famiglia, e di questo